Ciao Carson. Andiamo nella tua stanza. Non sei obbligato a farlo. Io sono un intermediario. Potrei levarmi di mezzo. Potresti? Ti pagherei bene. Ti porto a un bancomat. Ho 14.000 dollari sul conto. E ce ne andiamo sulle nostre gambe. Un bancomat. Io so dov'è la valigetta. Se sapessi dov'è, l'avresti con te. La posso ritrovare lungo il fiume. Io so dove si trova. Io so qualcosa di meglio. Che cosa? So dove sarà molto presto. E cioè? Verrà portata da me. E messa davanti ai miei piedi. Non lo sai con certezza. Tra 20 minuti potrebbe essere qui. Lo so con certezza. E tu sai cosa succederà, Carson. Dovresti ammettere qual è la tua situazione. Sarebbe più dignitoso. Va all'inferno. Va bene. Toglimi una curiosità. Se le regole che hai seguito ti hanno portato a questo punto, a che servivano quelle regole? Hai una vaga idea di quanto tu sia pazzo. Oh, parli della natura di questo discorso? Parlo della tua natura. Ti posso dare i soldi? Denton. Sì. C'è Carson Wells. Non nel senso che intendi tu. Devi venire da me. Chi sei? Lo sai chi sono. Devi parlare con me. Non devo parlare con te. Secondo me sì. Lo sai dove sto andando? Perché dovrebbe fregarmene qualcosa? Io so dove sei. Ah sì? E dove? Sei nell'ospedale al di là del fiume, ma ora non sto venendo lì. Lo sai dove sto andando? Sì, lo so. Molto bene. Lo sai che lei non è lì. Ovunque sia per me è la stessa cosa. E allora perché ci vai? Lo sai come andrà a finire questa storia, vero? No. Io credo di sì. Allora facciamo in questo modo. Tu mi porti i soldi e io non lo tocco. Altrimenti la considero responsabile. Quanto te. Non potrai ottenere condizioni migliori. Non sto dicendo che tu puoi salvarti. Perché non puoi... Va bene, vengo a portarti una cosa. Ho deciso di riservarti un trattamento speciale, non dovrai neanche cercarmi.